la casa natale di Martin Lutero a Eisleben, in Sassonia. Qui nacque il 10 novembre 1483. E qui morì il 18 febbraio 1546 l'inquieto monaco agostiniano che con la sua critica alla Chiesa di Roma portò alla riforma e alla controriforma nella storia della Chiesa. E da qui, dalla casa oggi memoriale, il feretro dell'iniziatore della Chiesa protestante partì alla volta di Wittenberg per essere sepolto nella chiesa sulle cui porte aveva affisso le 95 tesi di critica alla Chiesa di Roma. Su un carro tirato da cavalli, un viaggio di oltre 100 chilometri percorso tra ali di folla degli estimatori che lo attendevano per dargli l'ultimo saluto, mentre le campane delle chiese suonavano. Dottor Martino, alzati. Al momento della resurrezione dei morti, dopo che Martin Lutero avrà dormito il sonno della morte vicino a Cristo, Cristo stesso lo sveglierà. Dottor Martino, alzati. Questo diceva lui. E dalla morte passata vicino a Cristo, Martin Lutero dal risorto passerà alla vicinanza eterna con Cristo. Di questo era convinto Lutero, come diceva Paolo ai Romani. Neanche la morte potrà separarci da Cristo e dal suo amore.